A Roma incontra il vaticanista del TG2, Lucio Brunelli. Vale la pena sentirla integralmente questa conversazione. All'epoca ne mandammo in onda solo pochi secondi. La voce di Padre Paolo qui serve a capire la consapevolezza e anche i presagi di questo gesuita che sente la solitudine sua e della sua Siria. Molti cristiani siriani temono di cadere dalla padella della dittatura laica alla brace di un regime fondamentalista. Timori infondati? Sicuramente più andiamo avanti con la guerra civile, con la repressione, con la mancanza di chiarezza, più le paure dei cristiani diventano fondate, perché si lascia tutto lo spazio ad una crescita in estremismo, ad un aumento in fondamentalismo, perché non si è fatto lo spazio necessario all'espressione dell'opposizione pacifica, dell'opposizione civile, nella quale i cristiani avrebbero una loro parte e un loro ruolo essenziale. Per questo c'è una grande delusione in tanti cristiani, perché la Chiesa non ha saputo, sembra, partecipare a questa maturazione civile e democratica. Lei che scenario prevede, insomma, per i prossimi mesi, per le prossime settimane? Io non faccio il monaco, non faccio il profeta, soprattutto profeta politico sulla situazione siriana, è difficile farlo. Dipende da quanto, anche in seguito a questo appello che stiamo facendo adesso, quindi a tutto un lavoro mass mediale, la società internazionale ascolta il grido di dolore dei siriani tutti, cristiani, musulmani, di tutte le confessioni, e si impegna ad evitare la crescita del processo di guerra civile, perché la guerra civile esiste già, è in atto, i massacri tra civili sono in atto. E quindi da una parte impedire, proteggere i civili, impedire la guerra civile, e dall'altro creare le condizioni per quella libertà di opinione e di espressione senza la quale il martirio del popolo siriano diventa infinito e la corresponsabilità globale infinita a sua volta. Mi sembra ottimo. Aggiungerei solo una cosa di contesto medio orientale, sempre per i cristiani. Cioè, è vero però che mai come negli ultimi tempi le minoranze cristiane si sentono sotto attacco, no? Dall'Iraq all'Egitto, le chiese attaccate, la Nigeria, il Kenya. Abbiamo un problema che è interno alla compagine musulmana. Non si può, e io chiedo ai miei amici musulmani di non farlo più, dire questi sono estremisti terroristi, quindi non sono musulmani. No, ci sono anche gli estremisti cristiani fondamentalisti, e io non posso dire che non sono cristiani, fanno parte del mio carrozzone cristiano. Ciascuno si assume la responsabilità del proprio carrozzone. Qui ci sono delle malattie culturali profonde nell'evoluzione del mondo musulmano che sono responsabilità di tutti, e a cominciare dai musulmani, che poi avendo tendenza a usare la violenza nei confronti delle minoranze cristiane presenti sul territorio siano anche un problema per i cristiani, è un fatto. Quindi cerchiamo di cooperare per riassorbire i cancri fondamentalisti caratterizzati da una memoria cortissima e d'un futuro di immediatezze violente, e quindi c'è un problema anche di riabilitazione, di rieducazione dei giovani che vengono aspirati da questi vortici di violenza. Io l'ho scritto a Kofi Annan, una lettera aperta, che si ponga subito il problema di come fare a tirar fuori dalla violenza terroristica i giovani che vi sono stati attirati. Più si va avanti in Siria a far spazio alla violenza sul terreno, più questo Islam, che è già clandestino a bordo della rivoluzione, si espande.